qua. Queste sono una serie di serate che dedicheremo a tutti i flighting, i nostri costruttori, i nostri sarti. Il primo che apre questa rassegna qua, credo che sia uno dei più anziani e uno dei più giovani anche, perché non si è mai giovani o anziani, Abbastanza. siamo sempre giovani tutti perché non c'è un'età per una passione, per cui uno quando ha una Passione passione non ha età. non ha età. Quindi apriamo con Stelio questo ciclo, speriamo duraturo, di serate, perché siete veramente tanti voi costruttori. Io vi chiamo sarti perché voi siete i nostri sarti, i sarti del dressing italiano, ecco. Per cui, allora, Stelio di Manno è nato a Roma, sappiamo che ha 79 anni ed è uno dei più noti costruttori italiani. Quindi passo direttamente alla prima slide che lo riguarda e gli faccio la prima domanda. A quanti anni ti sei avvicinato alla PAM? Verso i 40 anni praticamente, ho cominciato tardi, Ah, ho perché non capito. avevo mai professato la cosa. Con la nascita del mio figliolo praticamente, su 35-40 anni, siamo andati a pescare con Sanpei, con le solite cose. Abbiamo cominciato dai laghetti, sono avvicinato alla PAM attraverso un cliente, io faccio il barbiere. Mi ha prestato una canna e mi ha indirizzato verso questa disciplina che mi ha preso talmente tanto che sono sempre qui alla ricerca di qualche cosa. Eh beh, comunque questa è sempre una ricerca che noi tutti facciamo e spero non smettiamo mai di farla. E poi, ma volevo chiederti una cosa, ma cosa ti ha colpito di più di Mi cioè, ha colpito l'ambiente, cioè entrando nel mondo della pesca a mosca si cambia mentalità, cioè perlomeno a me mi ha fatto quell'effetto lì, cioè mi ha portato ad avere un rispetto verso la natura che prima non avevo neanche immaginato di avere. Quando siamo sul fiume, che c'è quel silenzio, quell'acqua che scorre, sembra di essere un altro mondo e mi ha portato a riflettere su quello che poteva essere il domani delle nostre acque, delle cose. Infatti, ci siamo iscritti in un club, anche il mio, che professa la salvaguardia delle acque, dei pesci e il rispetto assoluto della natura. Ecco, io ti faccio i miei complimenti perché è la mentalità che un po' cioè, ci dovrebbe. Ci, dovrebbe. La tecnica per farlo, perché cioè non è che vai lì e tiri qualche cosa, devi tirare una mosca, un Sì. insetto, un coso. Sicché c'è tutto un mondo, prima di tutto entomologico, che è quello che mi ha affascinato da principio, e Ok. quindi mi sono buttato a corpo morto, anche se ai miei tempi non c'era né libri né materiale, c'era un passaparola praticamente e basta. Di conseguenza, i materiali che c'erano a quell'epoca lì, ci siamo arrangiati, ci siamo arrivati a dei bei risultati. E soprattutto la pesca secca, ma è quella che mi ha affascinato più di tutti. Per vedere su un pesce che viene su, che prendi la tua imitazione, magari bella, voluta, cosa a fare, ma l'hai fatta te, è una soddisfazione tremenda. Esatto, è quello che pensiamo, è quello che vorrei che pensassero tutti, come, cioè, per il mio gruppo, io parlo sostanzialmente per il mio gruppo. Poi volevo dirti un'altra cosa, però il lancio tecnico ti ha in qualche Sì, modo. no, sono entrato anche in quel campo lì, ho ottenuto dei risultati, sono diventato istruttore così per soddisfazione personale. E Complimenti. io ho frequentato le scuole, ora faccio parte della SLM. Ah, della Scuola Nazionale Lancio, Sì. sei l'UNPEM, Di sei l'UNPEM. Fosco Torino.
Con Fosco Torrini, ah, ho capito, cioè, no, mi sono confuso io, hai ragione. No, 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 ma uguale, ho fatto anche la Sim, ho frequentato anche quella e anche CPL. Io ho fatto i corsi UMPEN, per cui non è, che scuola lancio nazionale, è diversa. E Io ho cominciato comunque, nel CPM a Marina di sì, ho Massa. Il capito. primo corso che ho fatto è stato lì. E lì che ho visto le prime costruzioni e mi sono appassionato. Ecco, volevo arrivare proprio a quello. E quindi con le prime costruzioni ti sei appassionato a tal Sì. punto che... Mi hanno preso proprio il cuore e mi ci sono buttato a colpo morto. Allora ti faccio questa domanda. Quando costruisci, da dove inizi? Ma Parti dal codice? dipende dalle tecniche di montaggio. Ai miei tempi, a quell'epoca lì, c'era di moda le mosche Devo. Di conseguenza si cominciava da destra. Ho capito. Cioè, si mettono due piume, tre, quante ce ne voglio. E poi si arriva alla coda. Se no, il modello classico si comincia dalle ali e si va verso la coda, praticamente. Dipende da che mosche sono. Ho capito. Quelle Dai la classiche si presentazione. comincia dalle Quindi non è che dai una precedenza a una particolare tecnica piuttosto che un'altra, a ali. No, no, no. secondo dell'insetto che vai a No, imitare. mi quaso al momento. Ah, lo fai al momento, cioè, quindi non dai una. Ok. Nelle mosche cosa ritieni di lasciare come fosse un tuo biglietto da visita? Cioè, quando costruisci una mosca, tu, qual è il tuo bigliettino da visita? Perché ognuno di noi, ognuno dei Cioè, nostri. la mia preferita. No, un bigliettino, cioè, tu fai quando imiti un insetto, Beh, no? E fai io una mosca, avrai cerco di dargli quando, una come se morbidezza. fosse il tuo biglietto da visita. Cerco di farla più morbida possibile, Ho cioè, che capito. abbia galleggiabilità e visibilità. Non mi interessa se è bello o se è brutto. Quello che mi interessa è che si faccia a posto sull'acqua. Ma scusami, ecco. Comunque dai, perché volevo capire un attimo, perché comunque al di là delle mosche che hai illustrato prima, dai una precedenza, diciamo, a qualcosa quando costruisci una mosca, cioè hai una La particolare visibilità, tecnica, soprattutto. come La visibilità, perché la visibilità, perfetto. ora ci si vede male, perché la devo Eh vedere. sì, no, bisogna dare anche quelle cose, cioè quell'input lì. Ti faccio la terza slide. A che personaggio ti sei ispirato all'inizio dei tuoi dressing? Devo. Devo. Cioè, era di Vai. moda quello, fatte quelle. E i concerti di Bragliola. Ho capito. Mosche molto morbide, con delle Eagles morbide, palmerate, Ma che quindi possono. dici devo. Come? Devo. Tu come Fly Twin, chi consigli, eccetto te? Chi consiglieresti come così? Cioè, eccetto te, se dovessi dare delle lezioni così, dovresti dire: guarda, io sono qua di Lucca, non riesco, non posso essere a Milano, non so, oppure nel resto dell'Italia. Secondo te, in questo momento, non so, a Milano, facciamo così, diciamo in Lombardia, per la Lombardia, chi additi tu Come come costruttore? costruttore, Sì. ma ce ne sono parecchi di costruttori Ah, bravi adesso. uno così, uno a caso, quello Ma che ti io piace. ti dico quelli che preferisco. Io vengo dalla Toscana, qui abbiamo un prato Mosca Club che ci sono dei mostri sacri, a cominciare da Federighi, Fabio Federighi, e tutto il gruppo che ha messo su lui, che ho avuto anche modo di frequentare, che mi hanno invitato 2 volte a Vicenza a Fiera, il gruppo internazionale, e ci sono i migliori costruttori d'Italia, per Vabbè, Zecchinetto, però la domanda era così, volevo chiederti, Asciardi. secondo te, se dovessi consigliare a un tuo, cioè, non so, a un tuo conoscente, indirizzarlo verso
un costruttore, diciamo, italiano. Ora come ora uno che a me piace parecchio si chiama Carinca e Baroselli, Luca Baroselli. Carinca e Baroselli. Sì, nel senso così, sono bravissimi anche quegli altri. A livello di come ti piace, è chiaro che la fantasia è cosa che ci hanno per costruire. Esatto, no, vabbè, per la fantasia. Cioè, io vedo costruire queste persone qua, sono veramente degli assi, io non so come fanno. Fanno delle cose mostruose, non so quanto tempo, tra l'altro, ci può. No, hanno una semplicità, invece no. Io l'ho visto costruire, ci sono stato insieme. Sembra una cosa, no. Il bello di questi ragazzi qui è che sono semplici. Quello è il bello. Sì. È difficile fare le cose semplici. Io sono un barman, no? Diciamo che i cocktail più buoni sono quelli più semplici. Bravo. Quindi, e sono pure difficili da fare. Sono pure difficili, sì. Ma adesso ti faccio una domanda un po' fuori da questo. Va bene. Cosa pensi di coloro che si improvvisano flight wing e ti inondano il web di dressing assurdi o sproporzionati? Cosa gli diresti? Cosa gli diresti? Puoi anche non rispondere. Non ho capito la domanda, scusami. Allora, cosa pensi di coloro che si improvvisano flight wing, cioè che si improvvisano costruttori e inondano il web di dressing assurdo? Io sono per la libertà. Sì. No, vabbè, comunque. No, nel senso. Ti senti... Che ho fatto una cosa bella, non vedo perché gli altri volevano. No, ho capito. Però, un consiglio che gli potresti dare? Cioè, sì, no, il consiglio di Adamini, il consiglio di sempre, però se quello è convinto di aver fatto una bella cosa, perché levagli l'illusione di cose? Abbiamo una risposta bellissima, guarda. Un pensiero a chi inizia a fare questa meravigliosa avventura. Chi inizia, il consiglio che gli posso dare io è che c'è da studiare tanto. C'è una ricerca dei dressing, degli insetti, un piccolo, come si chiama, ricerca entomologica, e le mosche le devi fare come ti pare. Io sono in questo senso qui. Cioè, ognuno ha un suo modo di costruire, un suo modo di approccio sulla pesca. Io ho visto che quando andiamo a pescare, siamo in 50, con 50 mosche diverse si piglia 50 pesci. Di conseguenza non c'è una scienza esatta, una mosca esatta o un dressing esatto. Chi comincia, gli dico, abbi tanta passione, tanta pazienza e voglio bene ai pesci e soprattutto alla natura. Rilasciali, non pescare con l'ardiglione, non prenderli in mano, non strizzarli, portagli rispetto. E loro rispetteranno. Bene, questo è un bel proposito, molto, molto bravo, che condivido moltissimo. Volevo un'altra cosa, secondo te l'attrezzatura è importante? È molto importante. L'attrezzatura per la costruzione, cioè qua non andiamo sulla pesca, per la costruzione. I materiali sono molto importanti adesso. Una volta si andava lì, si tirava e cose. C'era anche il pesce una volta. Ora c'è una ricerca ossessiva perché i pesci non ci sono più. Di conseguenza sono diventati tutti bravi costruttori e bravi lanciatori. Pescatori ce ne sono pochi, perché non ci sono pesci, non perché non ci sono pesci. questo purtroppo è la cruda verità. Vedrai che stiamo organizzando una serata proprio per quello. Che comunque, vabbè. La bracconieri e cormorani. Lasciamo e dighe svasate hanno rovinato l'Italia. Lasciamo perdere perché oggi c'è stata una polemica su quella da cosa. Da tutte le parti è così. Allora, qual è il materiale? Adesso così ti faccio andare a mangiare perché non ho ancora mangiato. No. Qual è il materiale che usi di più? Che cosa? Il materiale che usi di più? Che adoperi di più? Allora, la pernice. E il petto d'anatra, il fagiano. Il petto d'anatra, il fagiano, sì, il petto d'anatra. Petto d'anatra e fagiano. Sì, la mosca più brutta che c'è, che è quella che non deve mai mancare a nessuno.
la mosca più brutta che c'è. Vabbè, quella lì io le faccio, sono bravissimo. Devo vedere la tua per così la copio, perché sicuramente la Niente, tua. te la faccio. Va bene, dopo me la fai. Va bene, adesso passiamo all'altra slide, che è questa. Allora, nella tua vita cosa metti per prima? Cosa metti prima e cosa metti dopo? Chi vuoi che metta? No, Saluti. cosa, cioè, voglio dire, metti prima la tua famiglia, metti prima la pesca, metti prima la No, costruzione, dai, la qual è il peso? Ecco, pesca è una diciamo. cosa molto importante che c'è stata nella mia vita. Ora, piano piano si cominciano a non avere più le forze come prima, di conseguenza passo in seconda linea e costruisco. Più costruisco di più, pesco di meno. È tutto. Per quella c'è un Ma risultato. se dovessi tirare un po' le righe così, a cosa hai rinunciato per diventare un flight wing di successo? Cosa rinuncierei? A cosa hai dovuto rinunciare per diventare un flight wing di successo? Non ho rinunciato a niente. La famiglia e il lavoro sono sacri. Bellissimo, bellissimo. Ma guai a me. Comunque, Tutto deve essere questo la roba. La signora l'hai già detto. merita rispetto. E beh, ovvio, tutti, io anche io ho una moglie, guai, prima viene mia moglie, poi tutto il resto. È ovvio questo, ci Io mancherebbe altro. faccio il guerriero, di conseguenza sono fortunato, perché la domenica era con la moglie, e lunedì ero da solo. E beh, io penso che io prima avevo un bar, un locale notturno, e eravamo chiusi al lunedì, per cui i miei amici di pesca erano tutti parrucchieri, per cui andava bene, Andiamo a pescare di andava lunedì, così. sono sempre solo. Quindi ho sempre trovato fiumi liberi, magari strapazzati la domenica, però mi sono sempre divertito, quindi Anche non c'è di problema. Se, lo sappiamo di già, però te la faccio lo stesso questa domanda per chi non lo sa. Sei di qualche associazione particolare? no, Cioè, voglio dire, sono solo nel non. club Fly 90, quindi della Versilia, e ci stiamo Ok. occupando dei ripopolamenti dei fiumi, dei incubatori di valle, se ci danno, se la provincia ci dà un po' di soldi, e di salvaguardare i nostri fiumi. Avevamo fatto un bel lavoro qualche anno fa, e siamo stati capaci di far riprodurre le trote nel nostro torrente. Poi è successo Sì. delle piene, dei cosi, dei bracconieri, e Sì. cosa hanno Ma spaccato. questo E ci siamo ricominciati da capo. Non ci questo è dice. un fra. E quest'anno abbiamo ricominciato. Ma bisogna fare così, contro queste cose qua bisogna perseverare, perché non è che perseverare è diabolico, però comunque Allora, bisogna. poi c'è un bel Cioè, gruppo di ragazzi, sono molto sì. appassionati, Sono stanno contento perché lavorando molto presto. qua al nord è un pochino cambiata tutta la solfa. La gente è un po' più, cioè, vedo meno giovani sui fiumi, vedo più vecchietti. Cioè, più vecchietti, persone più adulte, No, più hai giovani. detto bene, ma comunque qui ci stanno avvicinando adesso, ci dia un certo interesse, soprattutto per l'ecologia e per i fiumi. Speriamo che si combinino le due cose, perché comunque l'ambiente, l'aria pura, l'aria fresca, cioè dovrebbero combinarsi. Qualche barlume di cosa c'è, di Speriamo. speranza. Ecco. Allora, poi, a parte l'associazione particolare, ma volevo chiederti, fai Non ho... sempre parte dell'IFTA, come si chiama, dell'associazione, la vostra La mia Fly Club associazione? 90. Ho visto il tuo cappellino, Fly Club 90 non ho Versilia. capito. È il mio club. Ok. Sì, ma no, volevo dirti, fai parte di un'associazione di costruttori, ecco, Sì, questo ti l'FDA, volevo dire, chiederti. del signor Ecco. Pierangelo. Sì, Gianni Anneschi. Gianni Sì, è Gianneschi, sì. Anneschi, ok. Sì. Adesso ti faccio una domanda, ritorniamo Sì. a te. Qual è la mosca che preferisci costruire? La Royal Wolf. Una in particolare è. Quella che preferisco è la Royal Wolf, però, oppure la Panama, ma una Panama un po' particolare. Dopo te la faccio vedere. Anamo.
perché racchiude, Panama, cioè, sono mosche Panama. polivalenti, Panama. racchiude tutto quello che ci può avere una mosca. Ok. Cioè, è palmerata, Va c'ha bene. le grassi morbide, di, come si chiama? Del partridge, Sì. galleggia e si vede Sì, bene. beh, E poi può ok. essere sia un insetto, sia Dopo, un infimere, si può usare in tutte le maniere. E la betta, quelle tre lì, io presento la. quelle lì. Sì. La parte penso che sia Hai tutto. una collezione che custodisci nella tua bacheca? Sì, ce l'ho, no, ce l'ho. No, ce l'ho su, no. Io non avevo, scusa. I quadretti. Sì, per esempio una. Lo vado a prendere Sì, no, ma dopo, non ti anche. preoccupare. Allora. Se sì, vorremmo vederla, chiaramente. Allora faccela vedere, aspetta che esco Aspetta, la vado a prendere, un dalla. attimo Va solo. bene. Vede? Ah, queste sono tutte tue opere d'arte, Sì. bellissime. Complimenti, sì. Ecco, si vede, adesso non si vede più nulla, eh. Aspetta che forse hai oscurato la telecamera. Eccola qua, aspetta. Ok. Sì, molto belle. Complimenti. Vabbè, a questo punto qua, se hai voglia di fare in diretta una mosca semplice per tutti noi, Bene, grazie Stelio. prego. Poi ti aspettano delle domande che. Si vede così? Sì, aspetta, vai. No, devi metterlo più. Tu sei troppo alto e lui è troppo basso. Sì, forse troppo. Un Prima si attimo. vedeva. Sì, comunque Un'ora di adesso si vede. Va No, si vede. bene così? No, non si vede, devi spostarlo verso la tua destra, credo. Verso la tua destra, così ancora. Ok, No, adesso non ho passato no, il braccio. no, andava bene così. Tiralo più su, così, perfetto. Così, perfetto, così era perfetto. Ecco, Va così è perfetto. Così va, si vede, perfetto. bene? Allora, amo Tianco 12. Filo marrone, parto dalla testa. Poi metto subito una piuma di vernice che mi serve per chiudere la mosca. La metto per prima così almeno l'occhiello resta morbido. Resta libero. Andiamo verso le cose. Fagiano dorato.
per le gole, 5-6 fibre. La coda lunga quanto il gambo dell'amo, per le proporzioni. Una fibra di pavone per fare la sacca ovarica. Si vede? Sì. Togliamo l'eccedenza, prendiamo una piuma di gallo, per farci palmer. Corpo lo facciamo con filo di montaggio. Cercando di dargli un po' di conicità. Facciamo il collarino un pochino più grande, con una piuma un po' più larga. E poi giriamo la piumina di vernice. Tiriamo indietro le fibre. Vediamo l'eccedenza, prendiamo la testina e il nodo di chiusura. E questa è una mosca per tutte le stagioni. Complimenti, bellissima. Si vede bene? Abbastanza bene, sì. Ti faccio una petala. Va bene. In questo caso uso un amo gamma cazzo,
Ne avete fatta a modo mio anche questa, eh? Filo giallo. Ecco, qui mettiamo. Una piuma di col de canard. Non è importante il colore? No, io lo uso naturale comunque. Naturale, ok. Mi serve per tenere dopo, per fare fluttuare la piuma di anatra. La giro. Si vede bene? Sì, abbastanza. Meno io, non so gli altri. Metto la solita fibra di pavone. Piuma d'anatra, petto della germana, messa di punta. Un paio di giri e siamo a posto. Ecco, con queste due mosche qui si può pescare tutto l'anno senza cambiare nulla. Chiappano sempre. Questa è molto interessante, bella. Non le faccio vedere. Io non la taglio la bette, non mi piace con smozzicata, così è molto più morbida. Frutta nell'acqua. Ecco fatto. Bene? Molto bella, sì. Allora, ritorniamo
alla fine di questa serata con ecco qua, questi sono la quinta slide che vi farò vedere. Sì. Sarebbe questa, un attimino solo, eccola qua. Allora, Giuseppe Favilla vorrebbe domandarti queste cose. Parasciutto o classica? Ma dipende dai momenti, comunque preferisco la classica. Ok. Nel nostro gruppo non sono ammesse dal regolamento interno imitazioni di reverse. Reputiamo che possano ferire anche mortalmente. Qual è il tuo pensiero? Ma non lo so, io non le uso le reverse, le volte le faccio per divertimento, la verità, ma non ci pesco mai. Quindi come si chiama? Un esempio, un codice da poter dire se ti fa bene o ti fa male. Non mi è mai successo. Non l'ho mai usato in pesca, è solamente per benugia così. Sì, come del resto spero che facciano tutti gli altri. Comunque, più che altro feriscono pesci piccoli, comunque possono ferire pure quelli C'era grandi. Una domanda che avevo visto di cose, perché con le classiche bisogna usare i lardiglioni? E Ah, perché i costruttori classici vorrei riparare come si chiama? Una pittura, un coso, un dipinto di Giotto, di Michelangelo, cosa. Bisogna usare la roba di quell'epoca, per forza, cioè, quei classici, devi per forza usare quei materiali lì, poi non ci devi Esatto. pensare, quello sì. Sì, no, ma io E poi fa, ma no. questo lo capisco, cioè io sono d'accordo per nei contesti vostri, voglio dire, quando gareggiate tra di voi, voglio dire, so che fate dei concorsi nei vostri settori, nelle vostre organizzazioni, però siete coscienti che tale uso comprometta la scelta, l'impostazione etica del principiante o di chi No, si no, è avvicina alla solamente canna? per rispettare i canoni dell'epoca, perché un po' fa una cosa fuori tempo. Se faccio una cosa del 1800, mi ci vuole la roba del 1800. Poi tocca a me avere l'educazione e il principio di non usarla, questo è quello sensato. Sì, tu cosa ci cioè, uno che inizia, voglio dire, un principiante, secondo te, che vede usare chiaramente l'amo con l'ardiglione, secondo te, voglio Ma io dire, penso che non bisogna demonizzare quelle sì, cose. Quello che vediamo con l'ardiglione gli si spiega. L'ardiglione serve solamente per fare delle mosche classiche da mettere dentro le bacheche. Dentro la bacheca ci può stare che li pare. A pescare bisogna pescare senza ardiglione. E lì si insegna a noi. Quando vengono a fare corsi, quando vengono a fare... Tocca a noi educare loro. Perfetto. Loro non lo sanno. E noi Bravissimo. educheremo. Questo praticamente era il senso è questo, insomma. Sì. Ultima domanda. Se ti trovi in acqua, questa ninfa, la vedi questa ninfa? Se mi Questa trovo in flora. acqua? Vedi questa ninfa che c'è Sì, l'ho su visto. questa slide? Ecco. Se tu ti trovi in acqua questa ninfa, e che vedi in foto, che artificiale faresti per pescare a galla, diciamo a galla, Ma che guarda, imitazione faresti per una ninfa così? con la moda che va adesso te lo posso dire. Io prenderei una strisciolina di foam. La brucio con una pinzetta che vengano tutte quelle righettine lì, un pochino di come si chiama, di camoscio sulla testa e pescherei con quella lì a galla. Ho capito, perfetto. Mi E ora chi, semplice di così non è. allora chi vuole adesso, sì, allora chi vuole, ragazzi, adesso può fare delle domande. Ho visto la prima che aveva fatto il Pierangelo Grillo che ti chiedeva, aspetta, un attimo solo che esco di qua. Eccoci qua. Allora, Pierangelo Grillo, della Timano Sarora, che tipo di acque frequenti, ti chiede? Ma io vado sull'Appennino Tosco Emiliano, quello più vicino a me, il più là, non ci posso andare.
frequento il Taro, il Ceno e, come si chiama? La Lima. Queste acque qui, Versilia. Versilia, sì. Lima, Seno e Taro. Qualcun altro, ragazzi, vuole fare una domanda? Potete sbizzarrirvi, ragazzi, se avete voglia, perché comunque la serata è terminata, perché comunque era dedicata a un nostro caro amico. Ci tenevamo. Grazie a voi, ci tenevo anch'io, grazie mille. Qualcun altro vuole fare domande? Posso parlare un attimo? Prego. Allora, una cosa che mi è piaciuta molto di quello che ha detto Stelio è quando all'inizio ha parlato delle mosche che devono avere un posto, di farsi un posto nell'acqua. È un'osservazione giusta che io in pieno, in toto, condivido. Io, essendo frequentando le acque piemontesi e quelle della Valle d'Aosta, quindi frequento torrenti alpini, acque veloci o addirittura molto veloci, se non abbiamo mosche che non tengono l'acqua e, come dice Stelio, il posto in acqua, è voglia di pescare. E un'altra cosa che condivido in pieno di quello che hai detto, che è la visibilità della mosca. La visibilità è la cosa basilare. Perché sbagliando la ferrata il pesce se ne va. Tu ne vedi un chiappi. È vero. Grazie comunque. Ma ci sono quelli che lo fanno distinto, eh? Cioè, non ti è mai capitato di non vedere la mosca, di ferrare, c'è il pesce attaccato? Sì, è capitato tante volte, anche attraversando il fiume. Scusate, ma quello non è pesce, quello è culo. Quello è culo. No, ma ci sono delle sensazioni che uno tante volte, c'è l'acqua increspata, c'è un po' di vento. Può succedere, ma succede anche tantissime volte che stai recuperando la mosca. Si chiama sesto senso, specialmente con il sasso. Tante volte recuperi la mosca, mentre recuperi la mosca si aggancia in pietra. Specialmente anche nei dragaggi, capita anche nei dragaggi, specialmente se si usano materiali tipo quelli che ha fatto vedere Stelio, cioè che secondo me uno dei materiali che io adopero moltissimo, anch'io la pernice e la femmina di, e le piume di femmina di Germano, cioè, quindi sono due, secondo me sono due belle piume che non resistono alla penetrazione dell'aria, per cui pescando veloci si riesce a lanciare molto bene, galleggiano molto bene. Mi sono scoperto una cosa, quando si mettono queste piume qui, specialmente cose, sarebbe bene sfigurarle con le unghie, in modo che diventano morbide. Ma morbidendosi così non forano dalla superficie dell'acqua. Mi sono scordato di farvelo vedere, lo dico adesso. Anche il padre va sfigurata con l'unghia, si dispone in una maniera particolare, viene spettinato. Quindi è il calamo che viene e fatto, e si fa ancora più popolto. Quello me l'ha scordato, è importante. Posso fare ancora una domanda, per cortesia? Prego. Certo. Ho visto Pierangelo, accendi la telecamera così ti vediamo anche. Così. Grazie. Scusate. Ho notato una cosa, Stelio, nel tuo montaggio, che io lo faccio totalmente, non so se è giusto il mio o giusto il tuo o sono giusti entrambi. Ho visto che metti la piuma della pernice e anche quella della germana per il calamo, cioè la fissi per il calamo. No, quella della germana l'ho messa di punta. Ecco. Sì. Quella della germana per tenerla un pochino di più. L'ho fatto per i principianti, siccome di solito non c'è mai posto per quando arrivo in fondo
tappano sempre l'occhiello. Se la metti per prima, non c'è più problema lì. Ecco perché. E poi per un principiante, magari per il calamo è un pochino più semplice. Fatto. Io la uso con la punta. Chiaramente la parte più pesante viene eliminata quando la tagli. E frutta un pochino, è molto più morbida. Infatti, se si vede qui. Aspetta, sì. Ma ce la posso fare una domanda a Stelio? Come? Una domanda sì, a Stelio. Prego, sì, dimmi. Allora, hai parlato del taro e del cieno. Io ho la fortuna che per lavoro mi capita di andare specialmente sul taro. Perciò diciamo da Borgotaro in su, da Borgotaro in giù. Sì. Sei mai stato a pescare verso Ghiare, quella zona lì? Cioè sul taro, diciamo... In Val di Taro non così alta. No, io sono stato a Santa Maria di Taro, lì dove c'è la riserva. Io parlo delle Taro più basso, dopo Borgotaro, per andare verso Parma. No, ci sono mai stato. Perché volevo sapere se avevi già pescato in quelle zone e se potevi consigliarmi magari qualche mosca particolare da usare lì. Ecco. Visto che parlavi di Taro. Beh, guarda, io da quelle parti lì mi trovo bene, ti dico che uso. Uso la Royal Wurst sempre, perché si vede da me. Questa pezzo qui, e delle segge e il calzeggio. Proprio quelle le più semplici possibili. Ho capito. E funzionano sempre queste. Sono indistruttibili. È vero. E vanno. Soprattutto quando quelle scure che si pesca contro sole praticamente. Certo, abbastanza nere come cosa, proprio per contrasto. Perfetto, grazie caro, gentilissimo. Grazie a te. Allora, se c'è qualcun altro che vuole fare domande, così mandiamo, gli offriamo un aperitivo, perché questo deve mangiare. Voglio salutare, Stelio. Ti saluto. Ciao Francesco, grazie. Ascolta, io non ce l'ho delle domande. Perché io i tuoi segreti li conosco quasi tutti, più o meno. Scherzo. È uno dei nostri club, questo signore. È il futuro, è quelli che li fanno per popolamenti, quelli che lavorano, quelli bravi. Bravo, questi ci vogliono. Noi purtroppo abbiamo perso la riserva che avevamo un nocchino. No, vabbè, ora è un po', po' tranquilla, quindi ora... due battute proprio perché è tranquilla, sì. Avanti così, no? Poi tanto ci rivedremo prima o poi, voglio dire, sta cosa qui va. Ma ieri c'era sul film, sono andato ieri sul quadro, ma sì, me l'hanno detto, sì. È dura. E ora io ieri non potevo perché ero di pomeriggio. Va bene. Va bene. Ci si rivedrà poi, qualche cena già balla, arriva anche bel tempo, belle giornate, si sta. Mancherebbe altro. Come? Se vedete Giuseppe, salutatemi. Sì, ma non capita spesso. Ma era successo nulla, sulla Lima, penso. Lui è sempre sulla Lima, sì. Lui è sempre lì. Allora, va bene, ragazzi. Grazie a tutti per chi sono intervenuti, mi avete fatto proprio tanto piacere. Grazie a te per l'opportunità. Grazie a te, Stelio, è stato un piacere. Il piacere è stato mio, molto. Grazie. Ci vediamo. Buonanotte. Grazie, Stelio. Buona serata a tutti. Ciao, grazie. Grazie ancora. Ok. Buonasera a tutti. Ciao. Buonasera. Sono Fantasy. Complimenti. Ciao. Ciao. Come stai? Bene, grazie Torini. Aspetto sempre di andare a pescare con te. Andremo. Non ti preoccupare. Va bene, ti conto. Io vi auguro una buona serata, è stato un piacere ascoltarvi, complimenti. Grazie.
Grazie. Okay. Ciao Batasi, tanti auguri. Ciao, un abbraccio. Ciao. Ciao, 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 grazie. Ciao. Ciao, ciao Stelio. Grazie, mi hai dato una bella opportunità. Sei stato molto gentile. Grazie. È stato un piacere immenso, guarda. Il piacere è stato tutto mio, grazie. Ci vediamo. Grazie ciao. A tutti. Grazie ciao. A tutti i partecipanti. Sono tanti, tanti complimenti per tutto quello che hai fatto, veramente, anche le due mosche, veramente stupende. Ti ringrazio ancora e allora ti auguro buon appetito e una buona serata. Grazie ciao. Anche a voi. Ciao, ciao, buonanotte a tutti. Ciao. Serata. Ciao.